La campagna elettorale di Donald Trump sta assumendo dei contorni difficoltosi per il ticket americano e non solo per la aspettata guerra contro i social. Twitter e Facebook hanno praticamente censurato i suoi ultimi tweet e post, ma anche Trump ha minacciato alcuni contestatori se si faranno vedere a Tulsa, sede del prossimo comizio per le presidenziali di quest'anno. Qualunque dimostrante cerchi sarà in condizione di contestare, non sarà trattato come lo stato a New York, a Seattle o a Minneapolis. Sarà una scena molto diversa e crescono dunque i timori di proteste e scontri. Intanto, secondo un sondaggio della Vox, il suo rivale, il democratico ed ex vicepresidente Biden, è in vantaggio di 12 punti. Attimi di terrore oggi al policlinico degli ospedali riuniti di Foggia. Un ausiliare tornato al lavoro ha minacciato di darsi fuoco. Sul posto sono intervenuti il direttore generale Dattoli ed una psicologa. E ha minacciato l'uomo più volte di farlo con una bottiglia di alcol. Poco dopo, Dattoli e una psicologa che avevano allertato la polizia in un momento di distrazione dell'uomo hanno sfondato la porta e lo hanno bloccato. Ed attualmente si trova ricoverato in osservazione. Adesso occupiamoci della riservetta di Sibonto che da degrado è diventata risorsa del territorio del Gargano, in modo particolare del Parco Nazionale del Gargano. Saverio Serlenga.